dove la maestra deve scegliere fra la simmetria e il decoro. La scuola era iniziata da 12 giorni, quando il merciaio di Via Gorizia mandò ad avvertire che aveva finalmente ricevuto la nuova partita di nastro rosa a pallini celesti. Così, l'indomani, tutte le alunne della classe quarta D, nessuna esclusa, poterono presentarsi in classe col collo adorno del fiocco regolamentare. Ma la soddisfazione della maestra per l'armonia visiva, finalmente ricomposta, fu guastata dal ritorno di Repovic Yolanda e di Guzzonna Adelaide. La sorpresa della signora Sforza a rivedersi davanti le due bambine dei vicoli fu così evidente che Prisca sussurrò ad Elisa. Non se lo aspettava che sarebbero tornate, era sicura di essersene liberata per sempre. Ma questa volta era difficile rimandarle indietro, perché oltre ad essere adorne anch'esse del fiocco rosa, Yolanda e Adelaide erano accompagnate dal bidello che portava la giustificazione dei genitori, timbrata dalla segreteria, e inoltre un biglietto perentorio del direttore che invitava la maestra ad accogliere in classe le due bambine. Appena il bidello fu uscito, cominciarono i problemi. Prima di tutto, dove far sedere le nuove arrivate? Nonostante fossero ripetenti e quindi di almeno un anno più vecchie delle altre, Adelaide e Yolanda erano di statura molto bassa e, a rigor di logica, avrebbero dovuto sedere in uno dei primi banchi. Ma chi tardi arriva male alloggia, sentenziò la maestra. Non posso certo chiedere alle vostre compagne di spostarsi per cedervi il posto. Gli unici banchi liberi erano quelli in fondo alla classe. Ce n'era uno in fondo alla bancata dei conigli, uno in fondo a quella dei maschiacci e due in fondo a quella delle leccapiedi, come risultava dalla piantina che la maestra si era fatta fin dai primi giorni e che teneva infilata fra i fogli del registro. Tutte si aspettavano che per amor di simmetria la maestra mandasse le due nuove a sedersi nella bancata delle leccapiedi, dietro Esther e Renata, che già ostentavano un'aria scontenta e schifiltosa. Invece, con grande soddisfazione delle leccapiedi e meraviglia delle altre, la maestra le mandò nell'ultimo banco della fila dei conigli. E non solo, benché avesse appena detto di non voler far spostare nessuno, trasferì Luciana e Marisa nella bancata delle leccapiedi e fece scorrere gli altri conigli in avanti, in modo da lasciare un banco vuoto fra di loro e le due nuove arrivati. Certo, sarebbe stato più semplice liberare il penultimo banco spostando Anna e Luisella, ma non poteva mettere le figlie di un bidello e di una sartina insieme alle bambine delle migliori famiglie della città. Piccole come erano, Adelaide e Yolanda scomparivano dietro alle spalle di Anna e di Luisella e certo non riuscivano a vedere la lavagna. Ma non protestarono, anzi, sembravano pienamente soddisfatte del loro isolamento. Ma nella fila delle grandi manovre, la cui simmetria era stata curata con tanta attenzione, non era possibile metterle negli ultimi posti, perché invece di passare inosservate avrebbero attirato su di sé gli sguardi di tutti gli spettatori. Alla maestra non restò altro da fare per non rovinare la cerimonia dell'uscita che cercare il punto giusto dove inserire le due nuove, a seconda della loro altezza, anche se questo significava spostare le altre, ricomporre la fila e scrivere un nuovo elenco sul registro, al cui ordine la signora Sforza teneva tantissimo. Ma qui venne fuori una cosa molto spiacevole. La più piccola in assoluto era Marcella Osio, figlia del celebre chirurgo, che era un anno avanti e che in quei primi giorni aveva aperto con onore la fila in coppia con Sveva Lopez del Rio, che apparteneva a una ricca famiglia di proprietari terrieri di antica nobiltà spagnola. Ma Guzzonna Adelaide, con le sue gambette rachitiche, risultò più bassa di entrambe. La simmetria voleva che fosse lei e non Sveva ad aprire la fila insieme a Marcella. Lei, col suo grembiule pieno di strappi e di macchie e con le sue lunghe trecce antiquate da bambina di campagna. Potevano formare la coppia rappresentativa della classe, due bambine così diverse? E cosa avrebbe pensato il professor Osio se gli fosse capitato di venire a prendere la figlia all'uscita da scuola? Ma la maestra aveva fatto troppi discorsi sull'ordine e la simmetria per potersi adesso smentire davanti alle alunne.
Tanto più che Marcella Osio aveva già preso per mano Guzzona Adelaide e non intendeva mollarla senza una valida ragione. Era felicissima di aver trovata una compagna ancora più bassa di lei. La maestra dovette inghiottire il rospo, ma si capiva benissimo che era arrabbiata e che la cosa non sarebbe finita là. Però, benché non avesse partecipato alle esercitazioni preparatorie delle grandi manovre, Iolanda e Adelaide si sforzavano talmente di imitare le altre da non fornirle il pretesto per nessun rimprovero. Adelaide poi era aiutata dal fatto che Marcella la teneva stretta per mano e in tal modo le trasmetteva i movimenti e il ritmo giusto senza bisogno di parole. La signora Sforza era furiosa con le due nuove arrivate, anche per un altro motivo. Essendo poverissime, Adelaide e Yolanda, terminate le lezioni, si fermavano a consumare nel refettorio della scuola quel pasto gratuito che probabilmente, come diceva Sveva con disprezzo, per loro era l'unico pasto della giornata. E questo significava che anche la signora Sforza, come le altre maestre, doveva fare i suoi turni di sorveglianza alla refezione, cosa che detestava più di ogni altra cosa. E qua finisce il capitolo.